È questa una prova che le anime non mi conoscono più di quanto voi mi conoscete, senza oltrepassare la misura dell'idea che avete di me. Ma adesso che io vi do questa luce, restate nella luce e portate la luce a tutti. Sarà un mezzo potente per ottenere delle conversioni e anche per chiudere, se è possibile, la porta dell'inferno, poiché io rinnovo qui la mia promessa, che non potrà mai venir meno, è che è questa. Tutti quelli che mi chiameranno con il nome di padre, non fosse che una volta sola, non periranno, ma saranno sicuri della loro vita eterna in compagnia degli eletti. È da voi che lavorerete per la mia gloria e che vi impegnerete a farmi conoscere, onorare ed amare, assicuro che la vostra ricompensa sarà grande, poiché conterò tutto, anche il minimo sforzo che farete, e vi renderò tutto al centuplo nell'eternità. Oh, cara umanità, oh uomini che siete miei figli, uscite, uscite dai legami nei quali il demonio vi ha incatenati fino ad oggi, con la paura di un padre che non è amore. Venite, avvicinatevi. Voi avete tutto il diritto di avvicinare vostro padre. Dilatate i vostri cuori, pregate mio figlio, perché vi faccia conoscere sempre meglio le mie bontà verso di voi. O voi che siete i prigionieri delle superstizioni e delle leggi diaboliche, uscite da questa tirannica schiavitù e venite alla verità delle verità. Riconoscete colui che vi ha creati e che è vostro padre. Non pretendete di usare dei vostri diritti dando adorazione e omaggio a quelli che vi hanno trascinato a condurre fin qui una vita inutile, ma venite a me, vi aspetto tutti perché tutti siete miei figli. E voi che siete nella vera luce, dite loro quanto è dolce vivere nella verità. Dite ancora a quei cristiani, a quelle care creature, miei figli, quanto è dolce pensare che c'è un padre che vede tutto, che sa tutto, che provvede a tutto, che è infinitamente buono, che sa facilmente perdonare, che punisce solo a malincuore e lentamente. Dite loro infine che non voglio abbandonarli nelle disgrazie della vita, soli e senza meriti, che vengano a me. Io li aiuterò, alleggerirò il loro fardello. Addolcirò la loro vita così dura e li inebrirò del mio paterno amore per renderli felici nel tempo e nell'eternità. E voi, figli miei, che avendo perso la fede, vivete nelle tenebre, alzate gli occhi e vedrete dei raggi luminosi venire ad illuminarvi. Io sono il sole che illumina, che scalda e che riscalda. Guardate e riconoscete che sono il vostro Creatore, il vostro Padre, il vostro solo ed unico Dio. È perché vi amo che vengo a farmi amare, perché siate tutti salvi. Mi rivolgo a tutti gli uomini del mondo intero, facendo risuonare questo appello del mio paterno amore. Questo amore infinito, che desidero farvi conoscere, è una realtà permanente. Amate, amate, amate sempre. Ma fate anche amare questo padre, perché fino ad oggi io possa mostrare a tutti il padre più appassionato d'amore per voi. E voi, miei diletti figli, sacerdoti e monaci, io vi esorto a far conoscere questo amore paterno che nutro per gli uomini e per voi in particolare. Voi siete tenuti a lavorare perché la mia volontà si realizzi negli uomini e su di voi. Ebbene, questa volontà è che io sia conosciuto, onorato ed amato. Non lasciate tanto tempo il mio amore inattivo, poiché sono assetato dal desiderio di essere amato. Ecco il secolo privilegiato fra tutti. Non lasciate passare questo privilegio nel timore che vi sia ritirato. Le anime hanno bisogno di certi tocchi divini e il tempo urge. Non abbiate timore di nulla. Sono il Padre vostro. Vi aiuterò nei vostri sforzi e nel vostro lavoro. Vi sosterrò sempre e vi farò gustare, fin da quaggiù, la pace e la gioia dell'anima.
facendo portare frutti al vostro mistero e alle vostre opere di zelo. Dono inestimabile, poiché l'anima che è nella pace e nella gioia già pregusta il cielo aspettando la ricompensa eterna. Al mio vicario, il Sommo Pontefice, mio rappresentante sulla terra, ho comunicato un'attrattiva tutta particolare per l'apostolato delle missioni nei paesi lontani e soprattutto uno zelo grandissimo per rendere mondiale la devozione al Sacro Cuore del mio figlio Gesù. Adesso gli affido l'opera che questo stesso Gesù è venuto a compiere sulla terra, glorificarmi facendomi conoscere quale io sono, come sto dicendo rivolgendomi a tutti gli uomini, miei figli e mie creature. Se gli uomini sapessero penetrare il cuore di Gesù con tutti i suoi desideri e la sua gloria, riconoscerebbero che il suo desiderio più ardente è di glorificare il Padre, colui che l'ha inviato, e soprattutto di non lasciargli una gloria diminuita, come è stato fatto fino ad oggi, ma una gloria totale, come l'uomo può e deve darmela, come Padre e Creatore, e ancor di più come autore della loro redenzione. Se desidero qualcosa, soprattutto nel momento attuale, è unicamente un maggior fervore da parte dei giusti, una grande facilità per la conversione dei peccatori, una conversione sincera e perseverante, il ritorno dei figli prodighi alla casa paterna, in particolare dei giudei e di tutti gli altri che sono anche mie creature e miei figli, come gli scismatici, gli eretici, i frammassoni, i poveri infedeli, i sacrileghi e le sette diverse e segrete, che, volente o nolente, tutto questo mondo sappia che c'è un Dio ed un Creatore. Questo Dio, che parlerà doppiamente alla loro ignoranza, è loro sconosciuto. Non sanno che io sono il Padre loro. La maggior parte degli increduli, degli empi e delle diverse comunità restano nella loro malvagità ed incredulità, perché credono che io chieda loro l'impossibile, che devono sottomettersi ai miei ordini, come dei schiavi sotto un padrone tiranno, che rimane avvolto nella sua potenza e resta nel suo orgoglio, distante dai suoi sudditi, per costringerli al rispetto e alla devozione. No, no, figli miei, io so farmi piccolo 1000 volte di più di quanto voi non supponete. Tuttavia ciò che esigo è l'osservanza fedele dei comandamenti che ho dato alla mia Chiesa, perché siate delle creature ragionevoli e non assomigliate agli animali per la vostra indisciplina e le vostre cattive tendenze, perché infine possiate conservare questo tesoro che è la vostra anima e che vi ha donato nella piena bellezza divina della quale l'ho rivestita. Ciò che maggiormente mi ha afflitto nel mio popolo di Israele e che mi affligge ancora nell'umanità attuale è questo rispetto malconcepito verso di me. Il nemico degli uomini se ne è infatti servito per farli cadere nell'idolatria e negli scismi. Se ne serve ancora e se ne servirà sempre contro di voi per allontanarvi dalla verità, dalla mia Chiesa e da me. Ah, non lasciatevi più trascinare dal nemico. Credete alla verità che vi si sta rivelando e camminate nella luce di questa verità. Voi, figli miei, che vi trovate al di fuori della Chiesa Cattolica, sappiate che non siete esclusi dal mio amore paterno. Vi rivolgo un tenero appello, poiché anche voi siete figli miei. Se siete vissuti finora nelle insidie che vi tendeva il demonio, riconoscete che vi ha ingannati. Venite a me, vostro Padre, e io vi accoglierò con gioia ed amore. Anche voi che non conoscete nessun'altra religione che è quella in cui siete nati e questa religione non è la vera, aprite gli occhi, ecco il Padre vostro, colui che vi ha creati e che vuole salvarvi. Vengo a voi per portarvi la verità e con essa la salvezza. Vedo che mi ignorate e che non sapete che nient'altro desidero da voi se non che mi conosciate come Padre e Creatore e anche come Salvatore. È per questa ignoranza che non potete amarmi. Sappiate dunque
che non vi sono tanto lontano come voi credete. Come potrei lasciarvi soli dopo avervi creati ed adottati col mio amore?